Siamo qui nel paese natale di Monsignor Camillo Ballin. Siamo qui per prima di tutto ringraziare la comunità e il paese che ha fatto crescere e ha donato al mondo Monsignor Camillo. Siamo qui per ringraziare la sua famiglia, siamo qui per ringraziare la sua parrocchia, la sua comunità di fede. Lui è stato un grande missionario, un grande pastore, con capacità umane e capacità spirituali ben apprezzate dal popolo di Dio. Ringraziamo il Signore per quello che lui ha fatto nel Medio Oriente, cominciando dall'Egitto, anche in Sudan e anche nei paesi del Golfo. Siamo molto grati oggi, proprio che c'è questo momento, per celebrare la sua vita e la sua vocazione missionaria. Come comboniani siamo grati al comune qui di Fontaniva, al comune e al paese che ha sostenuto Monsignor Camillo negli anni del suo servizio missionario. Monsignor Camillo Ballin era un missionario comboniano e aveva studiato per diventare medico o insegnante, era molto indeciso su questo, ma alla fine ha capito che poteva aiutare di più essendo un sacerdote, e quindi è entrato tra i missionari comboniani di Padova prima, poi ha studiato a Roma e ha chiesto di poter andare nel mondo arabo sin dall'inizio. Venne mandato in Libano per studiare la lingua araba e poi da lì ha servito la Chiesa in Sudan, in Egitto, fin quando è stato chiamato ad essere vescovo dell'Arabia, di tutta la regione araba. Dunque all'inizio lavorava in Kuwait e poi si è spostato nel Bahrain. Una vita da straniero, quella che ogni cristiano sogna quando sente la chiamata alla missione, che altro non è se non la metafora dell'esistenza nel tempo che scorre in attesa della meta finale, oltre le fugaci apparenze della mondanità. Ogni missionario procede senza fissa dimora verso la terra promessa, prendendosi cura nel lungo cammino dei bisogni di chi incontra per strada, senza sedurlo o conquistarlo con false promesse, ma semplicemente condividendo il peso della quotidianità, soprattutto gradendo dell'ospitalità nei luoghi difformi alle proprie abitudini. In questo nostro mondo frammentato in ideologie contrastanti che predicano il benessere fomentando violenza, solo questo illuminato cammino può condurre alla pace. E proprio nei luoghi dove sembra impossibile il dialogo, essa fiorisce quando miracolosamente su tutto prevale l'amore. I missionari comboniani hanno da sempre lavorato nel mondo islamico. Daniele Comboni, il nostro fondatore, ha iniziato il suo cammino missionario prima in Egitto, poi in Sudan. E in Egitto aveva fondato anche degli istituti che servivano come base di appoggio per chi lavorava in Sudan. E inoltre noi comboniani in Egitto abbiamo anche delle strutture per l'insegnamento della lingua araba e della teologia araba, per la preparazione di persone, di laici e religiosi che vogliono lavorare nel mondo arabo. Sì, ma cosa c'entra il cristianesimo con il mondo arabo? Il cristianesimo va annunciato a tutti e il mondo arabo è un luogo dove bisogna testimoniare la fede in Cristo. Bisogna anche notare che per l'Islam la figura di Gesù è una figura presente nel Corano, Issa, e la figura di Maria è molto presente anche quella nella religiosità popolare islamica, e dunque ci sono dei punti di contatto. La nostra presenza non è quella di convertire a spada tratta, ma è quella di lavorare assieme, di camminare assieme e creare un dialogo. Il lavoro di Monsignor Camillo nel Vicariato Apostolico dell'Arabia del Nord, che comprende 4 paesi, quindi l'Arabia Saudita è uno di questi, forse quello più difficile, e poi c'è il Bahrain, il Kuwait. Ecco, questi paesi hanno una presenza molto importante di cristiani che stanno lavorando, soprattutto filippini e indiani. E quindi ci sono delle comunità cristiane
molto numerose e noi ci immaginiamo che in questi paesi ovviamente non ci sia il cristianesimo perché è proprio la patria dell'Islam, ma in realtà sono proprio i migranti, i lavoratori che si trovano e che vengono richiesti anche da questi paesi e si trovano lì a lavorare, che però desiderano continuare a vivere la loro fede e per questo motivo richiedono la possibilità di avere dei luoghi di culto dove possono, soprattutto la domenica, incontrarsi. Quindi Monsignor Camillo ha accompagnato queste comunità, cioè la gran parte del lavoro di Monsignor Camillo era di accompagnare queste comunità cristiane, migranti, straniere. Anche il dialogo che Monsignor Camillo ha fatto è come quello che facciamo molto, molto spesso noi missionari in questo tipo di paesi, è quello di aiutare la comunità cristiana, perché è la comunità cristiana che ha i contatti quotidiani con i musulmani, no? E sono loro che sono colleghi, che nelle fabbriche, che negli uffici si trovano ogni giorno a contatto con questa realtà, e quindi aiutare a fortificare, a comprendere meglio il messaggio di Cristo e a capire come relazionarsi con una fede diversa e come comportarsi in questi contesti per dare testimonianza, appunto, come si diceva prima, non per fare proselitismo, ma per dare testimonianza. E questa testimonianza io credo che è la potenza, la forza di queste comunità cristiane, perché comunque l'uomo davanti a una sincerità, davanti a degli atteggiamenti di generosità anche, riconosce che c'è qualcosa di particolare. Io credo che sia possibile un dialogo, bisogna però stare attenti. L'Islam è una realtà complessa, molto vasta, oltre 1 miliardo di persone che seguono questa religione, e quindi si trovano gruppi che la pensano in maniera molto diversa, tra quelli molto più aperti e quelli molto chiusi, i fondamentalisti ma anche le persone molto attente all'altro. E vorrei ricordare che il novembre scorso Papa Francesco è stato in Bahrain per un congresso, appunto un incontro per il dialogo, perché ci sia libertà religiosa per tutti. E proprio in quello stato il re, il capo dello stato, quindi, dice con forza che bisogna camminare insieme, non convertirsi all'uno all'altro, ma piuttosto saper vivere assieme, coabitare, coesistere, ma anche dialogare per capire meglio chi è Dio. A contatto stretto con una fede che è diversa, però per molti versi anche molto simile alla nostra, perché appunto è un Dio unico, pregano, digiunano, fanno l'elemosina, cioè fanno tante cose che facciamo anche noi, ci si interroga e si è aiutati, secondo me, a andare alla radice: che cos'è che ci distingue? Che cos'è il punto fondamentale? Che diversità c'è poi tra quella fede e la nostra, e che poi è la salvezza che ci offre Gesù Cristo? E questo è che è al di là della legge, è al di là, no, perché loro sono molto fondati sulla legge e sulle cose che bisogna fare, no? Però la salvezza è l'incontro con una persona viva, risorta. Però questo si capisce e si matura. Io penso che anche noi cristiani, se uno cerca di essere onesto e di confrontarsi con l'altro, è obbligato a maturare nella sua fede e a domandarsi cosa sto facendo della mia fede, ecco, e che cosa è la mia fede rispetto all'altro. Quindi è molto provocante e arricchente questo incontro.